Oggi voglio trattare e raccontarti un argomento che ho trovato veramente molto curioso. Sai, ho fatto un po' di ricerche l'altro giorno e ho trovato Akasha. Sanscrita in realtà e anche nella cultura maya. Akasha indica l'etere, indica la quintessenza di tutti gli altri elementi. Viviamo nella cascia, noi siamo la cascia, potremmo dire che ci lega a tutti quanti, un po' come il concetto nella fisica quantistica. Coscienza universale. L'argomento è molto curioso perché esiste quello che viene chiamato l'archivio di Akasha, una sorta di grande biblioteca all'interno della quale sono contenute tutte le informazioni. Legate agli esseri viventi. L'archivio è diviso in registri. I registri potremmo pensarli come libri dedicati a ciascun essere vivente e questi registri contengono il passato, il presente, sue potenzialità, in tutte le sue possibilità. E ognuno di noi ha un registro dedicato che può essere consultato. La cosa curiosa è che esistono diverse meditazioni che possiamo fare, diversi percorsi mentali o spirituali che possiamo fare per accedere a questi registri. Ognuno ne ha uno all'interno del quale c'è scritto tutto il passato, c'è scritto tutto il presente e c'è scritto tutto il futuro. Ovviamente alle decisioni che noi facciamo. Dobbiamo immaginarlo come il futuro, un insieme di possibilità che possono essere concretizzate semplicemente decidendo quale strada percorrere. Vorrei fare insieme a te un
Sarà scritta lì. Ti lascio qualche secondo adesso per scegliere questa domanda. Può essere qualcosa di
insieme a me, fai il primo passo. Superficie. Questa porta al primo tocco si apre perché è una porta costruita solo per te, da te. Solo tu la puoi aprire e solo tu la puoi attraversare. Ce n'è uno solo per te, ed è già aperto e ti sta aspettando. Trovalo, sai già dove andare. Ricordati la domanda: perché in questo momento su quel registro aperto si sta scrivendo la risposta. Appena hai trovato il libro, guarda com'è fatto. Guarda quanto è grande. Guarda cosa c'è scritto. Ricordati la domanda e la risposta è proprio qui. Non c'è bisogno di sapere altro. Se c'è.
questo spazio è per te, fatto da te. Ora, piano piano, un passo indietro alla volta, usciamo insieme da questa stanza. Usciamo insieme, chiudendo la porta e lasciando dietro le spalle tutti gli osservatori, tutti quelli che vedendoti non potevano far altro che ammirarti. Adesso davanti alla scalinata, in discesa, facciamo insieme un passo alla volta. 0. Sarai di nuovo nel tuo corpo. 0. Respira profondamente e senti come sei. Adesso puoi continuare a rilassare.